Beh, De Luca, il governatore De Luca manda i carabinieri con il lanciafiamme, si stanno diffondendo i video più scherzosi in rete riguardo a questo, a quell'intervento dei singoli governatori, dei singoli sindaci. Io non posso far altro che mandarvi il nostro comandante della Polizia Municipale, Fabio Torrese, munito di mazza da baseball, visto che lui è un bel giocatore di baseball, quindi andrà in giro con la sua mazza da baseball, mi raccomando. Ovviamente sto scherzando, ma una cosa sulla quale non scherzo è che sia nel giorno di Pasqua sia nel giorno di Pasquetta noi istituiremo dei controlli in maniera ferrea. Ci saranno vigili urbani, ci sarà la capitaneria di porto, ci saranno i carabinieri, ci sarà la finanza, ci sarà la polizia, ci sarò anche io stesso con qualche uomo della protezione civile e con i volontari della protezione civile a controllare l'evolversi della situazione sul territorio, perché le norme già ci sono, non potete uscire di casa, non possiamo uscire di casa e chi lo fa senza giustificato motivo viene assoggettato a sanzione, quindi ben 300 euro di multa per una semplice passeggiata. E ricordatevi che a Pasqua e Pasquetta i controlli saranno assolutamente fermi e ferrei, così siete tutti avvisati, nessuno può pensare di andare a fare la passeggiata lungo il mare perché è finita l'emergenza, perché l'emergenza non è affatto finita. È per il bene vostro che sto dicendo queste cose, per il bene mio, per il bene di tutta la comunità. E dobbiamo fare quest'ultimo sforzo, anche per Pasqua dobbiamo rimanere a casa, per Pasquetta ancora di più. Dovesse essere una bella giornata come questa, saremo lì a controllare, saremo lì a reprimere eventuali violazioni. Lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo alla nostra comunità.